Oh, ma bentornati in una nuova puntata di WhatsApp Economy. Rido perché, insomma, è da un po' che mancavo qui su questo canale YouTube. Mi dispiace, problemi personali. Ok, dentro mettiamoci anche Elden Ring e non so perché mi è venuta voglia di rigiocare a Frostpunk, che, vista la situazione, allenarsi in uno scenario post-apocalittico potrebbe comunque essere utile. Ma è arrivato il momento di riparlare delle sanzioni alla Russia a causa della sua invasione in Ucraina. Ne avevamo già parlato in alcuni video in cui parlavamo delle minacce di sanzioni e degli oligarchi russi poi alla fine sanzionati da parte dei paesi occidentali. Ecco, in questo video, visto che è passato ormai un mese dall'invasione della Russia, beh, vorrei fare praticamente un recappone di quello che è successo ed analizzare alcuni punti salienti. Ma ovviamente, visto che la Russia è diventata il paese più sanzionato al mondo, non sarò del tutto esaustivo, ma appunto mi fermerò sulle cose un po' più interessanti. Iniziamo. Il 21 febbraio Putin riconosce l'indipendenza di Donetsk e Luhansk. Così la Germania blocca la certificazione del Nord Stream 2, il famoso gasdotto che doveva aumentare le importazioni provenienti dalla Russia direttamente fino alla Germania. Il 23 febbraio l'Unione Europea sanziona i 351 membri della Duma russa per aver votato a favore dell'indipendenza dei territori del Donbass. Inoltre viene deciso di limitare le relazioni economiche proprio con questi territori. Nella notte del 24 febbraio la Russia invade l'Ucraina, attaccando con dei missili città, aeroporti e altri target strategici. Putin descrive l'invasione come una speciale operazione militare. Gli Stati Uniti sono i primi ad intervenire, sanzionando il sistema finanziario russo, ad esempio alcune banche molto importanti, tra cui Sberbank, oppure le 13 principali imprese, sia pubbliche che private russe, come anche numerosi oligarchi russi. Inoltre bloccano l'export di prodotti tecnologici, come ad esempio semiconduttori, computer, laser o sensori. Il 25 febbraio l'Unione Europea fa lo stesso, introducendo sanzioni a settori strategici, come quello tecnologico oppure quello finanziario. Inoltre viene allungata la lista di persone sanzionate fino addirittura a più di 700 persone, includendo in questo caso anche Putin e Lavrov, il ministro degli affari esteri, rendendo impossibile a queste persone viaggiare all'interno dei paesi dell'Unione Europea e anche congelando gli asset finanziari, ma anche reali, che sono all'interno dei paesi membri dell'Unione Europea. Fino a questo momento diciamo che non c'è nulla di eclatante, sono tutte sanzioni che abbiamo già citato in un video prima che iniziasse la guerra e che semplicemente i paesi occidentali hanno implementato. Le sanzioni molto spesso, da un punto di vista economico, servono soprattutto come minaccia, come deterrente. Tu minacci che se farai qualcosa io ti impongo delle sanzioni e quindi quello ci penserà due volte prima di applicare quell'azione. E in questo caso ovviamente le sanzioni sono state una grande debacle perché ovviamente la Russia, nonostante tutte queste sanzioni minacciate, ha comunque invaso l'Ucraina. Ecco, da questo punto di vista le sanzioni sono state completamente fallimentari. Ma questo potrebbe non essere totalmente vero per tutte le altre nazioni da qui in avanti. Infatti abbiamo visto che nel giro di qualche giorno la Russia è diventata il paese più sanzionato al mondo e le sanzioni sono state piuttosto gravi e pesanti. E quindi il caso Russia potrebbe essere un ottimo esempio di cosa potrebbe accadere se una nazione si sveglia e pensa di invadere altri territori. Ecco, sicuramente non un ottimo esempio. Per questo vi dico che magari queste sanzioni, questa minaccia di sanzioni potrebbero acquisire nuovo potere e quindi essere più efficaci in questa strategia di deterrenza. Ma prima di andare oltre, vi comunico che il 12 aprile ci sarà un webinar riguardante il mondo finanziario ed è stato ideato da me, Giorgio De Marco, che da qualche mese, non l'ho detto ancora su YouTube, ha conseguito la certificazione di educatore finanziario, e da Alberto Reina, un consulente finanziario. All'interno di questo webinar andremo ad analizzare i punti di vista macroeconomici e finanziari di tutta questa situazione molto complicata e daremo alcuni consigli riguardo i vostri risparmi e come gestirli al meglio. Il titolo del webinar è Investire nell'incertezza, perché appunto questo aspetto dell'incertezza è una cosa cruciale negli ultimi tempi con la guerra, la pandemia, il PNRR. Insomma, faremo un'analisi approfondita in modo che voi siate più consapevoli su come gestire i vostri soldi. Quindi, se siete interessati, il link è in descrizione, i biglietti sono disponibili su Eventbrite e c'è anche un codice sconto di 10 euro se digitate al momento del carrello UE10 e ottenete 10 euro di sconto. Quindi il prezzo è super accessibile. Tenete conto solo che il codice sconto è limitato, quindi se siete interessati, affrettatevi e ottenete il codice sconto.
ritorniamo a noi, dai. Il 28 febbraio vengono stanziati 500 milioni di euro per supportare l'Ucraina con l'equipaggiamento di armi anche letali, e questa è la prima volta per l'Unione Europea. E inoltre succede questo. Half of the financial reserves of the Russian Central Bank are placed on banks of the G7 members, and they will block it. And on the last years, Russia has been placing their reserves more and more in countries where we could not block. Russia has been preparing financially for a situation like this, abandoning the dollar and taking their reserves from the capacity of being blocked. Per quale motivo Josep Borrell decide di congelare le riserve della Banca Centrale Russa a disposizione dei paesi del G7? Beh, questo è un aspetto che abbiamo già citato brevemente in questo video, ma riprendiamolo. Come abbiamo detto, la Banca Centrale Russa ha avuto a disposizione 600 miliardi di riserve che ha accumulato in questi anni, e forse questo è l'aspetto più grave, come dice lo stesso Borrell, cioè che probabilmente questa azione bellica è stata premeditata da un punto di vista finanziario. Perché è importante avere questa grande quantità di riserve? Riserve che sono costituite sia da oro, metalli preziosi, ma anche da valute sia interne come il rublo, ma anche estere, dollari, euro, yuan, eccetera, eccetera. Perché lo sappiamo bene, l'abbiamo visto anche in un altro video, e cioè che la banca centrale ha a disposizione diverse riserve di valuta, questo per suoi politiche monetarie. In questo caso avere grandi quantità di riserve da parte di una banca centrale, soprattutto di riserve estere, è fondamentale per mantenere il tasso di cambio tra il rublo e tutte le altre monete esistenti, perché in momenti di crisi, e ovviamente la guerra è forse il più grande momento di crisi che una nazione possa sopportare, beh, tendenzialmente la moneta di quel paese tende a svalutarsi e di conseguenza anche il tasso di cambio tende a svalutarsi anche quello. Ma intervenendo attraverso le mie riserve di valuta posso modificare questo rapporto e tenere alto il valore del rublo e di conseguenza anche alto il tasso di cambio, avendo in questo modo non tanti impatti, almeno da un punto di vista monetario, nei confronti dell'economia reale a causa della guerra. Spero di essere stato abbastanza chiaro. In poche parole, le riserve in valuta estera sono una vera e propria arma finanziaria che mi serve per sopravvivere in tempi di guerra. Ed ecco il motivo per cui c'è stata questa decisione, che io reputo personalmente importantissima, e cioè il congelamento delle riserve della Banca Centrale Russa, perché sostanzialmente si è limitato la possibilità di intervenire alla banca centrale, di conseguenza al governo russo, per supportare l'economia anche in un momento di crisi e di guerra come quello attuale. Così si genera una fuga di capitali dalla Russia, che genera anche un crollo del rublo pari al 40% in pochi giorni. L'inflazione schizza al 20%. La banca centrale deve intervenire. Così aumenta i suoi tassi di interesse dal 9% al 20%. La borsa di Mosca chiude per non far scappare gli investitori esteri. Infine, non avendo a disposizione le riserve in valuta estera, obbliga le imprese esportatrici a convertire l'80% dei loro guadagni in rubli. Tutti questi interventi sembrano funzionare. Infatti, ad un mese dall'inizio della guerra, il rublo, dopo aver perso il 40% in pochi giorni, ha pian piano ripreso la sua quotazione e sembra che al momento si stiano discutendo ulteriori interventi per sostenere il rublo e aggirare le sanzioni, soprattutto per quanto riguarda le riserve della banca centrale all'estero. Il 2 marzo l'Unione Europea inasprisce ulteriormente le sanzioni, escludendo la maggior parte delle banche russe dal sistema di messaggistica SWIFT. Questo sistema di messaggistica SWIFT ne abbiamo già parlato in un video in cui analizzavamo la situazione e parlavamo appunto di come non sapevamo ancora se sarebbe stato messo in campo o meno. Alla fine si è trovata questa soluzione di mezzo in cui appunto sanzionare la maggior parte di queste banche, ma tranne alcune. Queste alcune sono delle banche molto importanti che servono per pagare le materie prime che la Russia ci concede ogni giorno per un ammontare di 500 milioni di dollari al giorno. Perché ritorniamo sempre allo stesso discorso, la Russia ha estremo bisogno di vendere queste materie prime e l'Unione Europea ha estremo bisogno di consumare.
importare queste materie prime. Di qui ovviamente la tanto citata crisi energetica che stiamo ancora vivendo. Ecco, questo via di mezzo che è stata decisa per quanto riguarda lo SWIFT, ad esempio, è stata molto criticata da Zelensky, perché tutti sanno che la principale fonte economica della Russia è proprio la vendita di queste materie prime, e fin quando non si darà un taglio a questo approvvigionamento, la Russia potrebbe ancora sopravvivere e continuare la guerra come lo sta facendo fino ad adesso. Nel frattempo, la filiale austriaca di Sberbank, che è una banca molto famosa in Russia, fallisce. Il 3 marzo gli ucraini emettono dei bond di guerra per sostenere il conflitto e le agenzie di rating declassano l'economia russa. Il 6 marzo Putin, in ritorsione alle sanzioni ricevute, afferma che i debiti dei paesi ostili alla Russia potranno essere pagati in rubli piuttosto che in altre valute concordate precedentemente. Questo annuncio crea un grande trambusto nei mercati, perché comporterebbe un default tecnico, perché non si sarebbero rispettati gli accordi contrattuali. Così si crea grande attesa per il 16 marzo, quando la Russia dovrebbe pagare 116 milioni di dollari di cedole del suo debito estero in dollari. E alla fine la Russia ha pagato questi tassi di interesse sul debito estero in dollari. Questo perché ovviamente la Russia, come abbiamo già detto, ha la sua disponibilità economica, ha un sacco di riserve congelate nelle altre banche centrali e, come abbiamo detto, 500 milioni di dollari al giorno sono incassati dalla Russia. Quindi difficilmente può fare la Russia un default per mancanza di denaro, ma perché semplicemente o non vuole per principio, per una strategia politica, pagare quei debiti in una valuta ben precisa, oppure perché le altre nazioni non accettano di ricevere queste riserve che sono state congelate da loro stessi. Ora, da qui in avanti ci saranno ulteriori scadenze in altre valute e quindi bisognerà vedere pian piano come la situazione si evolverà. L'8 marzo Biden annuncia di voler terminare le importazioni di petrolio provenienti dalla Russia. Questa è ovviamente una strategia che gli Stati Uniti si possono permettere, visto che l'import di petrolio è pari al 3% di tutte le importazioni statunitensi. Lo stesso non vale per l'Unione Europea, che importa dalla Russia il 25% del petrolio, il 45% delle importazioni di carbone e infine dalla Russia proviene il 45% delle importazioni di gas. Così, nonostante il conflitto e tutte le sanzioni, l'Unione Europea continua a essere dipendente dalle fonti energetiche russe, anche se l'8 marzo è stato redatto il Repower EU, un elenco di azioni che ci permetterebbe di diventare indipendenti dalle fonti energetiche russe nel giro di qualche anno e inoltre di non utilizzare combustibili fossili prima del 2030. Il 9 marzo l'Europa estende le sanzioni anche alla Bielorussia, considerata complice dell'invasione nei confronti dell'Ucraina, e inoltre il 10 marzo si decide che queste sanzioni dureranno almeno fino al 15 settembre 2022. Ora, dal 9 marzo ad oggi, la situazione riguardo le sanzioni alla Russia si è evoluta molto poco, anche perché ormai da sanzionare in Russia c'è veramente poco. E quindi ne approfitto per un piccolo intermezzo per scoprire come, in 2 settimane, la Russia ha annientato 30 anni di globalizzazione e scacciato via un sacco di investimenti esteri che aveva accumulato fino ad adesso. Se all'inizio del conflitto erano all'incirca una dozzina le imprese che si sono rifiutate di fare business in Russia, beh, passato un mese, secondo l'università di Yale, sono più di 500 le imprese che se ne sono andate dalla Russia. Questo è uno degli altri eventi molto interessanti di tutta questa situazione, perché è una cosa che difficilmente ci immaginavamo come possibile poco prima del conflitto. In realtà è successo in maniera del tutto volontaria. Infatti è bene ricordare di come i paesi occidentali non hanno mai obbligato queste imprese ad allontanarsi, ma è stata appunto un'azione volontaria. Ecco, qui c'è da fare anche una distinzione. Ad esempio, alcune imprese si sono allontanate dalla Russia per motivi ad esempio logistici oppure di impossibilità nel continuare il loro business nella maniera il più possibile efficace. Alcune altre invece hanno preso una vera e propria posizione di morale e di etica
nei confronti della Russia nel totale disprezzo della guerra e per questo si sono allontanate da quel paese. Putin, vedendo questo fuggi-fuggi, ha anche dichiarato di voler nazionalizzare gli asset delle imprese che se ne sono andate e le ha anche additate come nemiche della nazione, della madre Russia. Ecco, anche questo è un aspetto molto curioso che allontana ulteriormente la Russia dai paesi occidentali e di nuovo annulla completamente 30 anni di globalizzazione della Russia. Questo è un aspetto interessante perché pone numerosi dubbi e complicazioni su un eventuale ritorno di queste imprese nel territorio russo, perché di base si è rotta la fiducia che si ha nei confronti di quel paese e quando non si ha la fiducia nel fare business non c'è attività economica che tenga, insomma, anche la più ricca non regge il confronto su un qualcosa che un giorno ce l'hai e l'altro giorno potresti non averlo e quindi sarà molto complicato ritornare, se ce ne sarà l'occasione, a tempi come c'era prima del 24 febbraio di quest'anno, da un punto di vista anche economico, aziendale, di business in quel territorio. Ora ci rimangono da analizzare due ultime cose, cioè finire di chiederci ma queste sanzioni stanno servendo e la seconda è come si evolverà la situazione da un punto di vista anche geoeconomico. Ecco, rispondiamo innanzitutto alla prima, cioè quanto sono efficaci queste sanzioni messe in campo. Di nuovo si può rispondere a questa domanda su più livelli. Un primo livello l'abbiamo risposto all'inizio del video, vediamo gli altri livelli. Ad esempio, quanto sono efficaci queste sanzioni? Beh, tutto è da vedere quanto le nazioni occidentali siano brave ad implementare queste sanzioni, perché come abbiamo visto anche in un precedente video, spesso queste sanzioni possono essere aggirate attraverso diversi sistemi sia finanziari ma anche burocratici, quindi è molto importante vedere come pian piano nel tempo queste sanzioni verranno applicate e verrà fatto in modo che queste sanzioni non vengano il più possibile aggirate. Un secondo, e su questo purtroppo ancora non abbiamo dati a sufficienza. Un altro aspetto su cui analizzare l'efficacia delle sanzioni è appunto la punizione di queste sanzioni. Quanto effettivamente la Russia sarà colpita da queste sanzioni? Beh, su questo in realtà abbiamo già dei primi dati e la punizione è molto grande. Infatti si parla di un tasso di inflazione del 20% in questo momento e addirittura un PIL della Russia che quest'anno diminuirà tra il 6 e il 10%, che è una percentuale molto importante. Pensate ad esempio che nel 2020 la Russia ha subito un calo del PIL a causa della pandemia del 2%. Invece in questo caso stiamo parlando tra il 6 e il 10%, quindi le sanzioni avranno un grande impatto per la Russia. Bisognerà vedere come verrà distribuita queste sanzioni a livello della popolazione, perché è comunque una popolazione, quella russa, già molto diseguale e con una grande quantità di poveri, quindi bisognerà vedere come queste sanzioni si distribuiranno. Però sicuramente, insomma, il popolo russo non se la vivrà benissimo. D'altra parte, queste sanzioni, come stiamo già notando, avranno degli impatti anche a noi stessi. Ad esempio, a causa dell'aumento dei costi dell'energia, si prospetta che, ad esempio, l'Italia, ma in generale anche l'Europa, avranno una crescita economica inferiore tra l'1 e il 2%. Però, di nuovo, se siete interessati in una maniera ancora più tecnica a scoprire queste cose, queste implicazioni macroeconomiche, vi aspetto anche nel webinar del 12 aprile. Quindi se siete interessati ad approfondire ulteriormente tutte queste questioni, link in descrizione. Però sicuramente le sanzioni avranno un impatto molto forte da un punto di vista economico, molto più forte in Russia rispetto all'Unione Europea e ancora di meno rispetto agli Stati Uniti. Un altro aspetto dell'analisi su chiederci le sanzioni stanno funzionando, alcuni di voi mi hanno chiesto se stanno funzionando per quanto riguarda la guerra e purtroppo devo dire di no. Siamo ad un mese della guerra, le sanzioni sono state applicate il più possibile, ma ancora Putin è nei territori dell'Ucraina e quindi da questo punto di vista, e cioè le sanzioni messe in campo per scoraggiare l'intervento di Putin e eventualmente fare innescare una ritirata dell'esercito russo, al momento non stanno ovviamente funzionando. E nel caso in cui Putin si dovesse effettivamente ritirare dall'Ucraina, beh,
ci penserei due volte prima di imputare questo risultato alle sanzioni economiche che i paesi occidentali hanno imposto alla Russia. Questo per un semplice motivo, e cioè sarebbe praticamente come al solito essere un po' egocentrici in una questione che in realtà non abbiamo vissuto in prima persona. Se in un futuro, non so quanto lontano o vicino, Putin deciderà di ritirarsi dall'Ucraina, beh, questo sarà innanzitutto merito degli ucraini, di Zelensky, dei paesi che hanno perso la vita per difendere il loro territorio e anche delle armi che stiamo continuamente dando in mano all'esercito ucraino per difendere il loro territorio. E quindi lo trovo anche abbastanza ingiusto imputare una grande parte del risultato di un eventuale ritiro della Russia a queste sanzioni economiche, perché dall'altra parte ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno lottato, e quindi sicuramente il merito va innanzitutto a loro, alle loro gesta, e poi forse eventualmente a noi che abbiamo imposto queste sanzioni, che tra l'altro secondo Zelensky sono limitate, potrebbero essere implementate molto di più, ad esempio citando le sanzioni nei confronti della fonte delle materie prime, dell'energia nei confronti della Russia. Quindi ci tenevo anche a specificare questo aspetto, insomma. Ci rimane da fare un'ultima analisi geoeconomica, perché ormai è chiaro che sia nata una nuova cortina di ferro tra la Russia e il resto dei paesi occidentali, ma rimane un ulteriore elemento, cioè la Cina, che è in mezzo e non si sa ancora da che parte sta. Ecco, riguardo a questa situazione ci sono due forze in campo. Se da un punto di vista possiamo notare che la Cina si sia allontanata già da un qualche anno dai paesi occidentali, fin dalla trade war con Trump, ma anche da ulteriori politiche sia interne che esterne che puntano ad isolarsi ulteriormente da un punto di vista tecnologico e ad imporre la propria economia e la propria politica ad altri paesi magari in via di sviluppo, quindi c'è questa corrente in qui da parte della Cina. Dall'altra parte è anche vero che la Cina ha anche più volte espresso la sua volontà di integrarsi ancora di più e ancora più fortemente con i paesi occidentali, quindi aumentando il suo livello di globalizzazione, e comunque consapevolmente il fatto che la Cina ha dovuto la sua grande crescita economica soprattutto grazie alle interconnessioni con il resto del mondo. Quindi ci sono queste due forze opposte al momento da un punto di vista prettamente economico. Oltretutto c'è da analizzare anche il fatto della pandemia, che ha allontanato ulteriormente i paesi tra di loro e indebolito la globalizzazione, e quindi indebolito anche le catene di approvvigionamento tra i paesi, in particolar modo con la Cina. Abbiamo citato più volte i container e le navi da trasporto che ci impiegano molto più tempo ad andare dalla Cina agli Stati Uniti, ad esempio. E quindi diciamo che ci sono queste due forze in contrapposizione. Da una parte appunto la volontà di rimanere collegata alla Cina e ai paesi occidentali, e dall'altra questa sorta di egemonia. In tutta questa storia bisogna aggiungere anche che l'amministrazione Biden ha più volte minacciato la Cina di introdurre delle sanzioni verso quel paese nel caso in cui si dovesse scoprire che la Cina supporta le intenzioni belliche della Russia. Ora, all'interno di tutto questo mappazzone, che magari possiamo approfondire insieme di nuovo all'interno del webinar, beh, c'è da dire che la Cina in realtà è abbastanza preoccupata da eventuali sanzioni provenienti dai paesi occidentali, e quindi è molto difficile in questo momento, però ovviamente non possiamo escludere nulla, che la Cina dia un supporto eclatante nei confronti della Russia, e quindi bisognerà vedere un po' la situazione. Dall'altra parte invece, dal punto di vista russo, sembra che in realtà Putin non gli interessa particolarmente la globalizzazione e l'interconnessione economica, ma voglia aspirare all'annessione innanzitutto della Crimea e del Donbass e l'ufficializzazione a livello mondiale, ed eventualmente magari a una visione di ricostituzione almeno a livello territoriale dell'Unione Sovietica. E quindi c'è anche questa analisi geoeconomica che pian piano si sviluppa, e ovviamente ne prenderemo il giusto, la giusta analisi, il giusto, no? Ogni tanto andiamo a vedere com'è la situazione.
Detto questo, spero di avervi dato un grande recappone di tutto quello che è successo a livello economico riguardo la guerra in quest'ultimo mese. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e se siete interessati, di nuovo, vi aspetto al webinar il 12 aprile. Biglietti su Eventbrite, il prezzo è ridicolo, soprattutto se utilizzate il codice sconto UE10 e quindi non avete scuse. Alla prossima. È bello essere tornato in fondo. Mi mancava. Dai. Speriamo. Vi aspetto su Twitch.